Wrestling. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mavi DD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nono episodio di Hey Monsters! E oggi, come di consueto, è il venerdì... È sabato 14 gennaio, siamo già a metà gennaio del 2017, ragazzi, ma sta volando quest'anno. E come vi avevo promesso, voglio terminare, quindi registrerò la seconda parte di questa challenge, voglio arrivare al massimo possibile, quindi se non sbaglio sono 15 livelli, io sono a circa la metà e voglio arrivare alla fine di questa challenge, voglio completarla con voi, vedremo, mi auguro di riuscire a finire completamente questa Victory Road. Vi ricordo che se volete partecipare, ormai sta diventando praticamente il gruppo pubblico ufficiale di Telegram di Hey Monster, cioè non lo è ma lo sta diventando, insomma se volete partecipare alla vita del canale, parlare, scherzare, ridere, divertirvi tutti i giorni, qualsiasi ora con noi, iscrivetevi al gruppo di Telegram, trovate il link in descrizione, quindi vedete un po' giù, iscrivetevi e troverete tanta gente malata di mente, veramente malata di mente. Ma cominciamo questa challenge, anzi terminiamola. Ok, non ho fatto modifica alla mia squadra perché dovrei riuscire almeno a utilizzare i Pokémon che ho, cioè voglio dire... C'ho dei Pokémon ancora abbastanza validi, quindi perché rifare la squadra? Anche se tutti i Pokémon di livello più alto, di livello 27, non li ho ancora utilizzati, questo è molto positivo. Quindi ora proseguiamo con la sfida e vi ricordo che a fine video aprirò tutte le casse che avrò trovato in questa Victory Road, quindi vediamo un po' quello che succederà. E cominciamo molto bene perché c'è un Pikachu che tenta di affrontare il nostro Bellosso, solo che il Pikachu è di livello blu e voglio dire già non ci ha creato molti problemi. Aia, Bellosso contro Bellosso è un gran bel cazzo. Vabbè, Bellosso, finisci il tuo lavoro tranquillo. Ah, benissimo, è stato confuso, vabbè. Damogli il tempo di sconfondersi. Mi auguro che lo faccia prima possibile. Non vorrei finisse malamente. No, il Bellossom, no. Bellossom, devi e che cazzo, Bellossom, ma sei veramente una merda? No, che cos'è? Petal Dance? Sta usando Petal Dance? Massacralo! No, Petal Dance no di nuovo, Petal Dance no di nuovo. Cazzo. Potevamo usare un cazzo una volta che ci serve Charmeleon. Perché non l'ho cambiato? Lo so perché non l'ho cambiato. È perché se cambio il Pokémon poi mi piglio tante battute. Vabbè, ho capito. Lo tolgo. Basta. Non c'è bisogno che mi rompete il cazzo così tanto. Mettiamo sto Lickitung. Come cazzo è? Lickitung, giusto? Tiragli una leccata. Mamma mia, non so se riusciremo a tirargliela. Questo? Madonna, ma quanto sei brutto però, e che caspita. Tiralina. Ciao. Inutile come la merda. Il Pikachu dovrebbe fargli malino. Sì, è l'unico che non ha, diciamo, la defiance contro il Charmeleon selvatico. Vai. No! Oh my god. Vai, un Thunderbolt. Thunderbolt violento. E voi sì! Pikachu fortissimo. Troppo power. Ok, Thunderbolt, perché i Pokémon di fuoco mi creano un attimo di problemini in questo giro. Cazzarola, Thundershock e via. No, potevo usare Quick Attack. Va bene anche così, andiamo avanti. Penso che questo allenatore lo finiamo easy. Vediamo, Doduo, ok. Cioè, ma guardate che cazzo di Pokémon mi stanno capitando. Un Mawile, cioè che è un Pokémon di tipo acciaio. Oh my god. E mo che cazzo gli racconto a questo? Vediamo se c'ho dei Pokémon che hanno la... Oh, sì. Vieni qua, Charmeleon. Perché non vorrei prendere tante botte. Questo mi tirerà un morso. No, non mi ha fatto un cazzo. Ma tirali un Ember in faccia. Di quelli potenti che sei fa... Oh, sì. Mi è piaciuto. Grande Charmeleon. Ok, per il prossimo allenatore abbiamo in squadra un... Come cazzo si chiama? Uno Slowpoke, ragazzi. L'ho messo per primo perché non ho idea di che cosa capiti, che cosa succeda. Quindi almeno lo Slowpoke dovrebbe... Ecco, è d'acqua. Quindi l'avevo visto giusto. Confusion, vai. Dovresti fargli male con Confusion. Cazzarola, mamma mia. Non gli hai fatto una beniamata ceppa. Ok.
chiamiamo Charmeleon allora, perché questo è un lavoro per Charmeleon. Ragazzi, sto giro lo vedo molto male. Abbiamo perso quasi tutti i Pokémon. Per fortuna stanno uscendo dei Pokémon d'erba che Charmeleon dovrebbe riuscire a one-shottare, o quasi. Sì, dovrebbe ancora riuscire. Perché abbiamo perso Vileplume, abbiamo perso Victreebel, abbiamo perso Bellossom, abbiamo perso Slowpoke, Pikachu è quasi morto. Sti cazzi. Sti cazzi. Sti gran cazzi. E mo che gli racconto a questo? Che mi invento? Slowpoke però prende botte, sicuro. Ma non posso sacrificare Charmeleon. Proviamo Charmeleon. Morto. No! Ha resistito! Ha resistito, tirargli una batosta di quelle che ha mai visto. Forse Rage è un pochino più veloce. Vediamo se funziona, ma manco per il cazzo. E ora rischiamo però di non ucciderlo. Sì, cazzarola. Cazzarola, ragazzi, ho fatto una cagata. E ho fatto un'altra cagata anche con... No, meno male ha fatto la cagata lui. Sì, sì. E anche questo allenatore lo battiamo, di sicuro. E poi possiamo iniziare a schierare i Pokémon più forti. Però a sto punto... A sto punto io metterei in campo Pikachu. Scusami, sì, è inutile che rischiamo il Charmeleon di turno. Vieni, caro. Oh, sì. Thunderbolt, tanto prima che muori. Oh, sì, come godo. Massacrato di butto quel brutto, quell'uccello di merda. Il Pikachu però me lo terrei. Potrebbe essere utile. Certo che sto giro ce li hanno veramente massacrati tutti. Abbiamo sbagliato le mosse. Ragazzi, andiamo per il decimo allenatore. Questa è una squadra rifatta, ma veramente di cazzo duro. Perché Slowpoke, vabbè, è la solita merda che la lasciamo all'inizio, tanto per. Poi abbiamo un Hitmonchan che gli fa il culo a strisce. I Pikachu e Charmeleon li usiamo finché riusciamo. E poi c'è questo qui che non mi ricordo come minchia si chiama. Vabbè, ragazzi, questo è abbastanza forte. E Aipom, che è altrettanto forte. Quindi vediamo di spaccare un po' di culi. La botta di culo vuole che il primo Pokémon che ci viene fuori è un Dugtrio, che con un Water Gun dovremmo fare doppio effetto. Se non ci massacra, non ci ha massacrato. Ma che cos'è? Di livello bianco? Quindi è una merda. Sì, è una merda. Vai di Water Gun. Dovremmo riuscire a tirargli un altro paio. E il nostro cazzarola, il nostro Slowpoke. Oh sì, come godo, come godo, godo male. No, godo... Water Gun su Charmeleon. No, dannazione. E mo che gli racconto. Questo, ecco, Whiscash, mi ricordavo che aveva le mosse di Magnitudo, è vero, questa mossa è troppo forte. Distruggi con Magnitudo. Bam. Piano, non mi fai un cazzo, muori. È vero, ragazzi, questo era veramente forte. Water Gun, ma sì. Ed è anche veloce, se notate è anche veloce. E quella mossa Magnitudo dovrebbe farci fuori un bel po' di Pokémon. Qui potrei rischiare di usare Pikachu, ma non mi conviene perché rischio solo di farlo morire. Cazzarola. Sto usando tante volte in questo video cazzarola. Se riuscite a contare, scrivetemelo nei commenti. Cazzarola. No, ragazzi, sta bestia di Pokémon ve la devo far vedere. Cioè, guardate, questo Hitmonchan c'ha Fire Punch contro i Pokémon d'erba, Ice Punch contro i Pokémon di non so cosa, Pursuit, che è una mossa di Dark, è abbastanza forte, e Thunder Punch contro i Pokémon d'acqua. Cioè, porca miseria, e sei il re dei Pokémon, e tu puoi distruggere tutte le squadre. Peccato che non ha tantissimo di attacco. Mo contro Mr. Mime, che cazzo gli racconto? Vediamo se c'ho qualcuno. No, non c'ho nessuno che... E allora andiamo di... Ice Punch, giusto perché Thunder l'ho già usato. L'ho congelato? Maledizione, mi ha massacrato di brutto. Io riciclerei il nostro Pikachu, l'ultimo Thunderbolt e poi muore. Dai, tiraglielo. Massacralo, sì! Ma come godo? Sì, ciao Snorlax. Senti, ma fagli un... Thundershock o Thunderwave? Thundershock, ma sì, tiraglielo uno, vediamo quanto li togliamo. Se non ci fa niente, manco per il cazzo. E allora a questo punto io mi arrischierei ad usare Charmeleon, va? Facciamo fuori sto Snorlax easy, un Ember e fuori dai coglioni, forse. No, quasi. Quindi anche se ce lo ammazzi, ci rimane in vita, grandissimo. Ci abbiamo ancora Charmeleon per il prossimo allenatore. Abbiamo eliminato i Pokémon distrutti e abbiamo messo Mankey a prendere i primi danni perché è un Pokémon lotta. Poi c'è Dugtrio e c'è Pochina. Pochina è un bel pezzettino di merda. Oh cazzo, Blastoise contro Mankey. Questa la vedo male.
Non ho Pokémon di tipo elettro, quindi ce la dobbiamo cavare. Allora, lui c'ha tutte mosse di tipo Fury Swipe, però mi dà. Usiamo questo che è un low kick. Azzarola, cazzo. Non gli ho fatto neanche troppo danno. Proviamo il Karate Chop. Tanto è morto lo stesso. No! No, non è morto! Non è morto! Non gli ha fatto una minchia? E io che ti racconto? Proviamo un Fury Swipe. Morto. Niente, non provo una beniamata. Ceppa. E questo è un grande problema. Dugtrio c'ha Dig. Sì. Mi piace, vado sottoterra e me la succhi. No! Non me la succhia. Perché sono andato subito knockout, dannazione. Pochina che mi fa. Pochina che è sta merda? Vediamo. No, dai, Pochina. Solo Tackle posso usare. Ma cosa? Ma pure il morso mi tira Blastoise. Ma che cazzo? Se vabbè, ciao. Qua la perdo di brutto. Se, non mi dire che devo perdere Charmeleon contro Blastoise, che mi girano le balle altamente. Proviamo Aipom. Madonna, non ho Pokémon elettro per contrastare sto qua. Baton Pass, Scratch, Fury Swipe, Swift. Che cazzo gli racconto? Baton Pass. Ragazzi, forse Whiscash è la soluzione. Con Magnitudo, forse riusciamo a tirare giù su Blastoise. Sì, cazzi. Ci mette veramente male. Rest, non so se mi cura Rest. Non li uso spesso questi Pokémon, quindi non so bene niente. C'è qualche problemino tecnico. Mi ha fatto fuori tutta la squadra, sto stronzo. E io mo che gli racconto. Veramente che gli racconto. Fury Swipe, dai. Dirgli qualcosa. Basta. Basta ridurmi la difesa. Solo quello? Bene. Swift. Che fa Swift? Benissimo. One shot. One kill. Dannazione, ragazzi. Chi devo usare contro sto qua? Rage, fagli un rage, che ne so. Ma che cazzo gli racconti? Madonna, Watergun. Massacrato. Oh mio Dio. Ragazzi, penso che siamo arrivati quasi alla fine. Non credo che riuscirò a finire i 15 livelli, perché questa è l'ultima squadra di Pokémon che ho disponibile. Vi faccio vedere. Mi rimane solo questo qui, il Maialozzo. Mi rimane uno Spinarak, un Jigglypuff, un Psyduck. Ma sono tutti livello 24 e non è che siano tanto tanto forti. Mi auguro che il mio Super Pinsir ci salva le chiappe. In teoria il suo Blastoise non dovrebbe essersi ricaricato, quindi il Super Pinsir dovrebbe riuscire a one-shottarlo subito. E poi passiamo però all'altro Pokémon, perché non ho idea di che cazzo sia. Seismic Toss. Sì, questa è la mossa più forte che ha. Dannazione, piano, piano. Non mi scassate il Pinsir, che non fa più niente. Cioè, non ho più niente. Questo è l'ultimo baluardo di difesa per distruggere ste merde. Ok, Cacnea. Cacnea, spiaccicati sotto un meteorite. No, non ti spiaccichi abbastanza? No! Me l'ha avvelenato, no! Cazzo, no, ma che gli racconto, sti qua? No, ragazzi, c'ho il Pinsir con il timeout. C'ho il Pinsir col timeout, ma no. No, no, questo qua. Ciao, ne, ma che cazzo di Pokémon sono? Ma guarda che pezzi di merda. Guarda lì, me lo ammazzano di veleno, ma non si può uccidere un Pinsir di veleno. Ma no, no, no. Il mio Snorlax è abbastanza inutile. Ho deciso di schierarlo contro questo Kingler. Ma Snorlax c'ha solo Tackle. Ma perché? Perché questo Snorlax è così inutile? Cioè, c'ha la panzata e basta. Ma ci rendiamo conto? Ed è livello 27. A che livello impara le mosse fighe Snorlax? Cioè, mi ricordo che c'era tipo rotolamento. Ti spiaccicava. Faceva delle robe del genere. No, eh? Dai, dà solo panzata il mio Snorlax. È arrivato il turno di Marowak, ragazzi. Marowak gli tira le cose in testa. Boomerang. Boomerang, se non mi muore prima. No, forse resiste. Ragazzi, forse siamo fortunati. Oh, tiragliene un altro. Dai, cazzo. Ma porca, tiragli una testata. Piano. Madonna mia, madonna. Tiragli una testata. Ok. E questo è andato, ragazzi. L'ultimo Pokémon. Questo allenatore lo finiamo sicuro. Forse anche il prossimo. Forse. Ecco, non posso utilizzare le mosse di tipo normale. No, di tipo ground. Cazzo, questo avvelena. Chi mi faccio avvelenare gratis? Entei? No, perché Entei? No. Dai, utilizziamo questo qua. Scizor. Vai, le Scizor Sister.
Pursuit è quella che c'ha. Dai, dovrebbe essere la più forte. Zitto, non mi ha fatto ancora niente. Ma fai veramente schifo, fai. Ma che cazzo di Pokémon mi son comprato? E mi è costato pure 99 centesimi di dollari. Ma maledizione, male. Pursuit, aumenta pure la difesa. Basta che non me la veleni. Se non me la veleni, tutti siamo contenti. E non ti vengo a prendere mamma da casa e te la spiaccico su muro. Guardalo, guardalo. No, non è avvelenato. Zitti, zitti. Però l'ha scansato. Che t'ha accecato? T'ha sparato il veleno negli occhi? Dai, dai, massacra sta merda. Anche Scizor è caduto. Io penso di prendere Entei per portare a termine questo allenatore, almeno in maniera tranquilla e sicura. Se non si fa avvelenare subito. Eccolo. Eccolo. Mi ha avvelenato? No. Oh, fuori dei coglioni. Gligar di merda. Fuori, fuori. Vattene fuori. Cazzo, non è d'acqua. È d'acqua. Benissimo. Porca merda. E io ho uno Slugma in alternativa ad Entei. Ma bene. E che ti racconto, Bite? Vai di Bite. Oh, Flinched. Significa che tentenna. Vai Entei. Vai di... Oh, sì. Ecco che cazzo serve avere un leggendario in squadra. Porca miseria. Ragazzi, pensavo peggio. Sono riuscito a rifarmi una squadra. Ho messo sto coso, Spinarak, Entei, Slugma, Psyduck e Farfetch. Chissà se riusciamo a farci anche il 12° stage. Vediamo un po'. E quando poi ho detto chissà se riusciamo a farci il 12° stage, ecco che mi è stato evocato un Milotic davanti agli occhi. E poi uno dice che non si deve incazzare. Sto coso di solito one shot perché è tipo fortissimo. Oh, l'ho confuso. Benissimo. Psybeam penso che gli faccia un po' di male, dai. Sì, si fa male da solo. Fagli male? Qualcosina gliela fa. Vediamo Psychuck. Che cazzo. No longer confused. Come no longer confused? Già. No, non mi fa un cazzo. Senti, Confuse Ray, che è sempre meglio tenerlo un po'. Disorientare sempre il nemico è una cosa sempre buona. Bravissimo, tienilo così e andiamo di Psybeam. State per assistere alla morte di un Milotic. Ecco, mentre lo dicevo ci è morto. Ok, Snorlax, non mi dire che mo mi rompe i coglioni proprio a me, perché non ci posso credere che ora Snorlax viene a rompere il cazzo. Sì. Che mi ha one shottato il Pokémon. Vabbè che c'aveva poca vita. Però che cazzo. Spinarak, mi avveleni lo Snorlaxino lì da quelle parti? Lo so che sei piccolino e se questo ti salta addosso tu ti senti un attimino spiaccicato. Ma avvelenami quel cosetto di merda, Nat. Oh, bella questa mossa. Una volta che ti sconfondi a... Poi mi dovete spiegare come uno fa a darsi l'autopanzata, ragazzi. Ma va bene, va bene. Ha tutto accettato. Oh, continua a darsi le autopanzate. Non è neanche davanti a un muro, ma va bene così. Lo Snorlax tipo mi ha dato una panzata al ragno e mi è schiattato. Prevedibile, voglio dire. Però, insomma, no, piano, piano, non ti incazzare. Tanto ci muori male il cazzo. Rock Throw dovrebbe fargli male. Piano, piano, che le panzate di sto stronzo potrebbe... Non fa un cazzo... Smog, senti nel dubbio. Oh mio Dio! Ma che è sto Snorlax? Ma non mi dire! Psyduck, risolvi tu un po' la situazione, farlo confondere un attimino, scusami, eh. Confusion, va, meglio quando stai confuso. Beh, perché non si confonde? Confusion. Perché non si confonde? Sì, vabbè, ragazzi. E qua è... Oh, bella la manata di Psyduck. No, la panzata. Mezza vita. Ma perché il mio Snorlax non lo fa? Perché il suo lo fa e il mio no? Forse non lo uso proprio nel modo in cui dovrebbe essere usato. Ok, morto Snorlax, vai a fanculo. Ragazzi, stiamo per arrivare alla frutta. Ma veramente alla frutta. Proviamo con una mossa di tipo volo. No, eh. Morto? No, non è morto, non è morto! Mi ha solo diminuito la accuracy. No, non fa un granché. Non credo che Entei riesca a far fuori sti quattro Pokémon. No, 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 no. Entei, proviamoci. Proviamoci, ragazzi. Vi avevo detto che non sapevo se riuscivo a finire questo allenatore. Se Entei è veramente il leggendario che dice di essere, non penso. Cioè, onestamente non penso proprio che riuscirà a finire da solo... Ma ci proviamo a terminare questo allenatore. Se perdiamo in te, penso che sarà veramente dura terminare questa. O passare di sicuro all'allenatore successivo, eh.
Ragazzi, voglio ufficialmente dichiarare la morte di Entei. 18 HP contro un Poliwhirl che è anche in debolezza. E penso che non ci sia molto da fare. Ecco, mi ha one-shottato Entei. Eh già. Sono un po' carente di Pokémon di tipo elettro. Ma vediamo quello che riesco a combinare contro questi ultimi. Ce l'ho un Pokémon che forse ci può salvare il cazzo. Che ci salva? Guarda tutti i morti! Vabbè, io evoco tutti quelli che ho. Che te devo dire? Metto pure il Jigglypuff. Ma sì. E ti metto questo qua per primo, va. Contro Poliwhirl. Penso che ce li faccia fuori tutti. Cioè, veramente penso che ci muoiano tutti. Forse Meo ci può salvare il culo. Forse. Anche perché non penso. No, ragazzi, questo Poliwhirl non ce lo togliamo più dei coglioni. Perché erano Pokémon di tipo elettro e Minun è morto di brutto. Però Gloom, attenzione. Gloom c'ha lo stun o lo sleep. Interessante lo sleep. Se riuscissimo a sleeparlo, potremmo fare un po' di giochi. Resiste. Sleepalo. Sleepalo. E dorme? Dorme. Benissimo. Chi ti tiro in campo, mo? Jigglypuff. Jigglypuff. Sì. Che c'ha pure lui lo sleep. Dai, cazzo. Riusciamo a fargli forse qualcosa? Double slap, tirali due schiaffi in faccia. Dai. Oh. Sì, forse dopo domani. Ecco, si è pure svegliato. Dannazione. Curioso il gioco dei Pokémon. Ora mi ha slippato lui. E mo che cazzo gli racconto? Gloom? Vai, Gloom! Tutto tuo! Riaddormentalo per piacere, anche perché non hai un cazzo di altra mossa, quindi sei veramente inutile. Oh mio Dio. Addormentalo easy pro. No, no, mi ha preso a schiaffi lui. Ma che cazzo? È come Jigglypuff. Non ci posso credere. Stai ancora dormendo tu? E svegliate un attimo, dai. Pigliami a schiaffi Jigglypuff che si svegli. Non così però, un pochino più piano. Me lo sento. Altaria sarà il Pokémon che ci farà completare questo allenatore. Me lo sento, guarda. Me lo sento che dorme. Sì. Dorme male, ma proprio male. Cazzo, lo cambio con quest'altro qua, Jigglypuff. Che c'hai tu, Taker? Che deve fare Taker? Proviamo, ragazzi. Cioè, morto? No, no, resiste un attimino. Dobbiamo resistere allo sleep, però, porca di quella miseria. E questa è la sfida finale, ragazzi. Altaria è stato malmenato da un Poliwhirl, non è riuscito a fare neanche uno di danno. Proviamo sintesi, gli farà qualcosa? Gli faremo qualcosa a sto Poliwhirl? Gli riesce a sintetizzare qualcosa addosso? Addosso a lui, non a me! Dannazione! Ma che combini? Che fa sta sintesi de merda e questo mi addormenta? Ma dai! E poi non dite che uno non si deve incazzare? E mi fate diventare nordista? Ahimè, ragazzi, la Victory Road finisce qui. Sono arrivato al 12° allenatore senza averlo battuto. Quindi io mi ritiro e, come promesso, termino il video aprendo le casse che ho, che mi dovrebbero dare anche dei Pokémon molto interessanti. Oh, bello sto Charizard Shiny, che cos'è? Ah, c'ho le capsule da aprire, interessante anche questa. Magari ci viene fuori un altro Charizard, non so che cazzo ce ne facciamo. Però lo possiamo dare, lo possiamo donare. Oppure mi servirebbe un Pokémon tipo elettro, non è che me lo procuri? No. Va bene, apriamo le bag. Allora, c'è questa qui che può evocarci uno di questi Pokémon. Jolteon, voglio Jolteon oppure Kangaskhan o Gengar o Alakazam. Van bene tutti tranne Starmie, che mo mi capiterà Gyarados che già ce l'ho, e questo qui. Mo mi capitano proprio quelli, vuoi vedere? Vuoi vedere? Ehi, l'ho aperta? Lag? What's happened? Scusi, giovane? Ah, ma cioè, c'avevo la chance che mi capitavano quelli. Poteva anche non capitarmi un cazzo? Com'è che funziona? Alakazam! Oh! Alakazam! Bello! Bellissimo! Da dove l'ho presa quella chest? Magnifica quella chest! Madonna, la voglio di nuovo! Allora, questa è di Bruno. Questa è del Victory Road. Questa è sempre del Victory Road. Questa è l'Evolutionary Stone. No, Lorelei. E l'Evolutionary Stone. Allora, apriamo i Victory Road blu. Nei Victory Road blu possiamo trovare queste merdate qui. Vediamo un po' che cosa ci capita. Rare Candy, Full Heal, Miracle, Basic Scan. Beh, non è male. Invece di questi qua viola,
ci può capitare lo standard scanner o il coin bag. Interessante. Vediamo un po'. Almeno un coin bag. Non mi è mai capitata. Coin bag. Allora, use questi quattro. Vabbè, usali tutti, va. Dai, un altro. Ok, siamo quasi arrivati a 2 milioni. Ragazzi, che cosa mi dà? 100.000 coin. Abbiamo sfiorato i 2 milioni di coin. Dannazione. Oh mio Dio. Abbiamo anche parecchi standard e basic. Potremmo andare nei prossimi video a vedere. Vediamo nel Safari che gente c'è. Oh, c'è Kadabra. Io ho la Kazam, quindi ciao. C'è Ditto. Ditto, questo è carino anche. Interessante, interessante i Pokémon che potremmo trovare. Ma Shiny Swampert. Oh my god, però non ce li ho questi Advanced. No, ce ne ho 4. Ce ne ho 4, GG. Potremmo anche tentare. Va bene, ragazzi, nei prossimi video. Tanto cambieranno. Ci vediamo. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, commenta e condividi. E se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag ho perso malo. Sì, perché ho perso malo. Cioè, volevo arrivare al livello 15. Però sta Victory Road poteva darci qualcosa di un po' più interessante. No, eh? Va bene. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Grazie per la visione. Ciao a tutti.